Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Crypto Salad. Io sono Federico, oggi è il 21 agosto 2018 e voglio condividere con voi un po' di notizie, delle notizie più importanti che sono uscite sostanzialmente nelle ultime 24 ore. Prima di iniziare ad approfondire queste notizie voglio ovviamente sempre ringraziare quelli che si iscrivono al canale, che commentano e che interagiscono con i nostri contenuti. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi. Tutto quello che dirò ovviamente non sono consigli di investimento né consigli finanziari, per cui se volete investire fate sempre comunque le vostre ricerche, ragazzi, molto importante. Allora, per iniziare una rapida occhiata a CoinMarketCap, come vediamo oggi abbiamo sostanzialmente dei ribassi un pochino generalizzati, praticamente Bitcoin stabile, meno 0,6%, e altre criptovalute tendenzialmente quasi tutte in rosso a singola cifra. Ethereum ormai sostanzialmente è entrato in un canale discendente da cui fa fatica a togliersi ed è qualche giorno barra qualche settimana che continua sostanzialmente a perdere punti rispetto a Bitcoin e rispetto al dollaro. Una delle possibilità, una delle ragioni che sono state portate a supporto di questa discesa è sostanzialmente che Ethereum nel momento dell'esplosione massima dell'ICO, che era sostanzialmente a dicembre-gennaio, era overcomprato e di conseguenza adesso coloro che hanno raccolto gli Ethereum tramite le ICO, temendo che i prezzi delle cripto possano scendere ancora, tendenzialmente stanno vendendo perché quei soldi gli servono per comunque costruire i progetti per cui hanno fatto le ICO. Quindi il tema in questo momento di Ethereum è che potremmo vedere purtroppo ancora dei ribassi. Vediamo le cripto migliori di oggi, abbiamo Chainlink, VeChain che ormai continua a salire praticamente 3, 4, 5% ogni giorno, Zencash, Tatatu, Lisk e Archain, sostanzialmente sono le 6 criptovalute che oggi performano meglio. Vediamo le peggiori: Veritasium, che è un progetto, secondo me un progetto scam, Tezos, molto interessante anche la storia dietro Tezos, magari faremo una review, KuCoin Shares, Aurora, Cortex e Populous, fino almeno 0.84%. Passiamo ragazzi alle notizie di oggi. Prima notizia, che è anche un pochino la più interessante, praticamente un esperto di analisi tecnica ha postato un tweet dove sostanzialmente lui ritiene, sulla base di alcune analisi che andremo a vedere tra poco, che praticamente prevede che Bitcoin toccherà un bottom, per cui un fondo di $3,000 praticamente entro la metà del 2020, per poi sostanzialmente iniziare a risalire da lì. Per cui le previsioni di questo esperto di analisi tecnica sono abbastanza negative, se vediamo che Bitcoin fino a 8 mesi fa era a $20,000. Perché lui praticamente sostiene che, ci siano dei cicli, sostanzialmente, questa è quanto lui porta a dimostrazione della sua teoria: c'è stato il primo ciclo, il secondo ciclo, il terzo ciclo, che praticamente si è concluso qui, che era praticamente inizio 2017, e il quarto ciclo sostanzialmente si andrà a concludere ad agosto 2023 e raggiungeremo un bottom a maggio 2020. Quindi la notizia negativa è che il bottom è praticamente, sulla base di queste valutazioni, $3,000 a maggio 2020, ma la buona notizia è che ad agosto 2023 si avrà un Bitcoin che varrà $160,000. Però il tema è sostanzialmente l'attesa. Lui prevede che questo ciclo durerà praticamente 2073 giorni e quindi ogni ciclo rispetto a quello precedente si continua ad allungare. Quindi molto interessante, c'è stato questo tweet. Come sostanzialmente risposta a questo tweet, un altro esperto di analisi tecnica ha sostanzialmente pubblicato invece questa immagine che rappresenta la crescita di Bitcoin sostanzialmente in una scala logaritmica e le previsioni sono un pochino migliori rispetto a quelle di prima, nel senso che sembrerebbe che siamo all'interno di un triangolo discendente dal quale potremmo, da questa rappresentazione, uscire positivamente sostanzialmente entro la fine del 2019, quindi per poi sostanzialmente continuare a salire. Quindi un tweet molto negativo in termini di previsioni, un altro un pochino più positivo.
Passiamo alla notizia successiva, anche questa interessante, che riguarda l'interessamento di Wall Street al mondo delle cripto e a Bitcoin, e praticamente l'articolo tratto da Bitcoin Guru ritiene che in questo momento, nonostante le discese dei prezzi, anzi forse a maggior ragione grazie alla discesa dei prezzi, in questo momento Wall Street è molto interessata al mondo delle cripto e al mondo dei Bitcoin, soprattutto visti i ricavi spropositati che sono in grado di generare società come Coinbase, Binance e Robinhood. Sostanzialmente adesso soprattutto Coinbase, che ha inserito la Coinbase Custody, per cui aggiunge praticamente maggiori livelli di sicurezza a quelli che sono gli account di Coinbase. Un piccolo paragrafo in questo articolo anche dedicato al solito Bitcoin ETF, per cui Exchange Traded Fund, per cui questa sorta di titolo di security che è collegato al valore di Bitcoin, che la SEC, per cui l'agenzia americana che deve approvare queste security, ha sostanzialmente posticipato la sua decisione a settembre, e quindi un piccolo paragrafo anche dedicato a questo ETF, per poi arrivare alla notizia successiva, che riguarda invece l'introduzione di un exchange traded note, per cui la notizia interessante è che l'ETF, appunto la decisione sull'ETF, è stata rinviata a settembre, tuttavia è stato introdotto un altro strumento finanziario che si chiama ETN, che sta per Exchange Traded Note, ed è sostanzialmente, a differenza dell'ETF, uno strumento di debito. È stato creato da una società svedese ed è disponibile per gli investitori americani, che possono comprarlo anche tramite dollari americani. L'articolo spiega anche la differenza tra ETF ed ETN. Sono sostanzialmente molto simili per quello che riguarda la struttura e i movimenti del prezzo legati a questo strumento finanziario. Tuttavia sono differenti perché l'ETF sostanzialmente è un titolo che in qualche modo, il cui valore è in qualche modo coperto da real asset, per cui beni reali, come in questo caso per esempio il Bitcoin, mentre al contrario l'ETN è invece uno strumento di debito, più simile praticamente a un'obbligazione, che è in qualche modo garantito da colui che lo emette, però è sostanzialmente uno strumento equivalente. Quindi interessante capire che l'ETF non è stato approvato, tuttavia adesso ci sono gli ETN, il prezzo dei Bitcoin non ha sostanzialmente assolutamente risentito di questa notizia. Avanti con la prossima notizia. Interessante è il premio Nobel sostanzialmente per l'economia Paul Krugman, il quale era sempre stato scettico sostanzialmente sull'utilità del Bitcoin e sul futuro del Bitcoin, sostanzialmente rivede un pochino la sua posizione e ammette che potrebbe essere più utile dell'oro sostanzialmente, e quindi vede un futuro che sostanzialmente è abbastanza positivo e radioso per il Bitcoin. I suoi dubbi erano in particolare legati al fatto che l'attività del mining di Bitcoin, per cui dell'andare a minare Bitcoin e generare nuovi Bitcoin, consuma moltissima energia elettrica, è un'attività che richiede una grandissima quantità di energia e di conseguenza grandissimi consumi. Pensate che la quantità di energia che è utilizzata per minare Bitcoin è praticamente equivalente all'energia che si utilizza interamente nel paese della Danimarca, e quindi lui era molto scettico a causa di questo problema di energia, tuttavia ha rivisto un pochino la sua posizione e dice che potrebbe essere più utile dell'oro, e quindi vede un futuro sostanzialmente positivo per questa criptovaluta. Non molto positive invece su praticamente tutte le altre altcoin. Ultima notizia riguarda Bittrex, che è uno dei principali exchange centralizzati praticamente dopo Binance e KuCoin, e praticamente Bittrex ha aggiunto la possibilità per gli utenti del proprio exchange di scambiare sia XRP, che sarebbe per Ripple, e Ethereum Classic direttamente con USD, per cui con dollari americani. Quindi interessante per Ethereum Classic, che è stato di recente aggiunto a Coinbase, adesso può essere anche compravenduto su Bittrex in cambio di dollari. Ragazzi, per oggi è tutto, spero che le notizie vi siano piaciute. Se avete da aggiungere qualcosa a quanto vi ho raccontato, mi raccomando, commentate sempre. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo al prossimo video, ciao!